Thank you L avete visto già nel 2018 ave lei aveva paura e secondo qualche testimone già Pochi mesi fa, qualche mese fa, l'ex marito andava in giro a chiedere o comunque a dire ah, se mia moglie morisse. C'è un ricordo di un caso che è quello di Patrizia Reggiani, l'omicidio Gucci, più o meno diciamo, analogo per quanto riguarda quest'ultima parte. Poi c'è una testimonianza, e lo chiedo al nostro Fadi El Nud, che in questo momento è in diretta da Faenza, ancora più diciamo, importante, che è quella della chiave del delitto di questo fabbro, di questa ferramenta, che avrebbe detto che cosa agli investigatori? Fadi? Sì, esattamente Milo, eh, si tratta di un, del gestore di una ferramenta eh, qui vicino. L'uomo avrebbe riferito eh, agli investigatori che circa cinque o sette mesi fa eh, Claudio Nanni, l'ex marito di Legna Fabbri, indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota, sarebbe andato a lui per fare la copia, o, o meglio eh, due o tre copie della stessa. Però non si sa ancora se è la chiave di quel garage, perché sarebbe la stessa tipologia a spinotto che apre quel garage. Quindi sono in corso delle verifiche per capire se è la stessa chiave che apre quel garage bianco che vedete da dove si è introdotto il killer che il 6 febbraio ha ucciso Ilania Fabbri. Ecco, ricordiamo che il killer entra. In casa di Legna senza forzare nessuna serratura. Quindi o entra eh, perché, lo chiedo al generale Garofano, eh, intanto vedo che c'è una persona che è in un momento di raccoglimento eh, in quello che è il luogo eh, simbolo, non è stata uccisa lì ovviamente, ma è il cancello di casa eh, di, di Faenza. Quindi una persona che in questo momento sta, probabilmente, Fadi, me lo dovresti dire tu, probabilmente sta recitando una, una preghiera, sì. un momento di, di eh, diciamo di, sì, di, sì, di raccoglimento. Sono molte direi, le persone che vengono. di non disturbare questo momento. Esattamente, di Esattamente, sì, sono molte le persone qua che vengono e pregano. Ilenia è una ragazza molto, una donna un ricordo, molto amata, per... una ragazza molto amata dalle amiche, un po' da tutti. Una donna che eh, probabilmente ha pagato con, uh, con la vita questo amore per gli altri, questo, questo fatto di avere il coraggio di ribellarsi e anche di combattere per i suoi diritti. Peraltro, la causa civile, che dovrebbe essere uno dei moventi di questo omicidio, è stata interrotta nei giorni scorsi e si è. Aspetta che la figlia decida se proseguire o meno nelle richieste della madre, richieste economiche che qualcuno dice possono arrivare fino a 500.000 euro, altri a 100.000 euro. Comunque cifre importanti: Roberto Alessi dice 120.000 euro, quindi cifre anche Perché, importanti. in un primo momento, aveva chiesto 500.000 euro, poi erano arrivati a una transazione di 120, pare che si sarebbe accontentata anche di 50.000. Ho capito, però la transazione, se non è firmata, resta esatto. nel, diciamo, negli intenti delle, degli avvocati intenti, che hanno condotto esatto. la, la trattativa, che di fatto al momento è, è sospesa e deciderà la figlia se proseguire oppure no. Generale Garofano, l'abbiamo detto. Ehm, che la chiave di questo delitto sta nel lavoro che gli investigatori e quelli che lei una volta eh, comandava, i, i, i reparti eh, dediti alla ricerca de, delle prove, possono trovare un'impronta digitale, una traccia, qualcosa che porti in sé il nome dell'assassino. Eh, pensare a una confessione del responsabile, ammesso che sia, ma uso un condizionale enorme, l'ex marito direi che a questo punto è inutile pensarla, ipotizzarla. No, ma non credo proprio assolutamente no. Ci sono tutti gli estremi per un omicidio su commissione, vista le modalità, visto l'orario, visto come costui è entrato, ma c'è anche la speranza di poter dare una risposta perché gli errori ci sono stati: tant'è vero che. La polizia di Stato, la polizia scientifica è intervenuta più volte in quell'appartamento, probabilmente anche per mettere in evidenza delle tracce latenti. Si dice che sembra che ci siano anche dei DNA misti. Questo ci darebbe la possibilità di arrivare anche ad una possibile indicazione dell'aggressore. E quindi, da questo punto di vista, insomma, gli elementi ci sono per, per una soluzione, perché mi sembra, tra l'altro, un sicario effettivamente molto approssimativo e molto frammentario, insomma, nella sua. Attività di aggressione a questa povera donna. Ecco per carità, oggi abbiamo dottoressa Bruzzone, magari abbiamo sottolineato un po' quelle che sono in apparenza le, le carenze della giustizia, non vorrei andare a sottolineare quelle investigative. Certo che sono in molti a chiedersi, ma se era un killer improvvisato, ma se è un caso così semplice, ma se è tutto abbastanza diciamo sotto gli occhi, perché ancora non si è arrivati a una prova, un'indicazione forte, perché tutto, cioè alla fine ci sono tre persone che sono, coi, coinvolte sbagliato, che erano o presenti o comunque interessati alla realtà, che sono l'amica della figlia di Legna, la figlia di Regna, l'ex eh, marito di Legna, poi c'è il compagno attuale di Legna che è stato subito e immediatamente diciamo, tolto dal, dall'indagine. Non è che ci siano tante altre persone, il killer è entrato in una casa con le porte, trovando le porte aperte alle sei di mattina. Senza forzare una serratura? Non... Allora, il quadro indiziario al momento è più o meno tratteggiato dagli elementi che lei ha appena, appena riassunto. È chiaro che all'interno di quella scena, eh, sicuramente ci saranno degli elementi in qualche modo riconducibili all'assassino. Il grosso problema è capire se questo soggetto in qualche modo è già schedato, cioè è, già, è già noto diciamo, uh, in ambito giudiziario oppure no, perché questo naturalmente complicherebbe parecchio le cose. Insomma, ricorderemo tutti quello che è accaduto nel caso di Iara, ci sono voluti quasi quattro anni per arrivare a individuare, anzi quattro anni per arrivare quattro a individuare anni. il sospettato. Quindi, ripeto, eh, il problema grosso principale è dal punto di vista investigativo, a mio modo di vedere, in questa vicenda è cercare di... E robustire l'ipotesi della Procura attraverso un collegamento tra il Nanni, quindi l'unico indagato al momento, e l'eventuale esecutore materiale insomma, del, del delitto. È su questo che, a mio modo di vedere, la Procura si sta principalmente concentrando. Va detto che questo signore, cioè Nanni, queste insomma, indiscrezioni che sono emerse. Eh, era, era abbastanza frequente per lui far riferimento in base a quello che sta emergendo al, al, all'idea, quindi al desiderio, allora quindi al bisogno di eliminare questa donna. In maniera indiretta, quindi in questo, questo passaggio to, comincia a tornare un po' troppo spesso nelle testimonianze a carico di quest'uomo, e sono sicuramente questi gli elementi principali al momento nella disponibilità della procura. Non ho idea di come possano fare gli investigatori a risalire alla copia delle chiavi, se eh, possono in qualche modo riscontrare se effettivamente le tre copie che ha chiesto erano le, le chiavi del garage. Non credo francamente sia possibile. Cioè, o trovi le copie eh, delle chiavi, o altrimenti non, non è che il hanno problema una delle chiavi il problema delle La chiavi. Esatto, cioè se fossero una chiave di una porta Unica. blindata, quelle chiaramente hanno una tracciatura diversa perché per poterle il duplicare no? occorre presentare appunto il documento e, e chiaramente anche la, la tessera identificativa univoca. Ma nel caso di chiavi che sono, diciamo, più ordinarie, questo tipo di passaggio non c'è, quindi diventa anche abbastanza difficile. Che la persona che eventualmente ha duplicato le chiavi, nel senso l'operatore che lo ha fatto, possa ricordare con assoluta precisione di quale tipologia di chiavi si trattasse. La circostanza però che quest'uomo, a quanto sembra, effettivamente un duplicato lo avesse chiesto in un periodo limitato, diciamo temporalmente prossimo agli eventi, è una circostanza interessante dal punto di vista investigativo, certo non non, eh, al momento non derimente.